Dunque, siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online per un aggiornamento delle notizie dell'ultimo momento. Come avete già visto dai flash informativi di sito, il Giappone, la costa nord-orientale, è stata colpita da un catastrofico sisma con tsunami di magnitudo 8.9. Ci sono morti e feriti, si parla di oltre un migliaio. Una nave con 100 persone a bordo dispersa, una diga crollata, un bilancio che è destinato ad aumentare sicuramente. Gli esperti hanno parlato dello spostamento di 10 centimetri dell'asse terrestre. Apprendiamo adesso che è cessato l'allarme tsunami nelle coste degli USA, notizia arrivata pochi minuti fa. Poi, quella che invece è la notizia in primo piano stamattina, è l'avvenuta esplosione nella centrale nucleare di Fukushima con fuoriuscite di radioattività pericolosa, si parla di cesio 131. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa. Poi il governo, riunito in seduta straordinaria, ha invece deciso di optare per l'evacuazione di tutta la zona, almeno per un raggio di 11 chilometri. E in questo momento, ecco, vedo c'è un aggiornamento, non si parla più nel raggio di 11 km, ma bensì, di 20 km. Apprensione anche a Tokyo per la vicinanza della zona dell'esplosione che dista solo 250 km. Ricordiamo che i reattori presenti sono ben 5, di cui 2 sono in crisi. La situazione viene definita molto grave, sembra ci sia il pericolo di una fusione nucleare. Mi arrivano, poi ulteriori notizie, dove si parla di evacuazione di decine di migliaia di persone. Infatti, questa è una zona molto popolata, praticamente, sono circa 30.000 persone. Al momento vi possiamo dire, che il Giappone sta pensando a quali provvedimenti seri dovrà prendere per far fronte a questa situazione definita molto grave ed imprevedibile per le prossime ore. Ecco cosa vuol dire centrali nucleari. Ricordiamo che l'Italia è un paese molto sismico e si vuole ritornare al nucleare ignorando i sistemi efficaci di energie rinnovabili. Energia nucleare uguale energia della morte. Un sistema anche inquinante, basti pensare alle scorie radioattive. Ricordiamo altresì che la nota trasmissione Report insegna, è stato fatto proprio tempo fa un reportage in modo specifico sulle conseguenze delle centrali nucleari. Sottoscritto aveva anche raggiunto l'editore di Report, Michele Buono, per un'intervista, ve la riproporremo prossimamente. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti. Dunque, no, non ci sono altri aggiornamenti, allora io mi fermo qui. Vi ricordo, Pineta Oggi TV online, linea diretta con l'informazione.